Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 22 e 23, 30 dicembre 1899, 1 gennaio 1900. Questa mattina il mio adorabile Gesù, quando appena l'ho visto, siccome l'ubbidienza mi aveva detto che pregassi per una persona, perciò quando egli è venuto, gliel'ho raccomandato e lui mi ha detto: l'umiliazione non solo si deve accettare, ma anche amare, tanto da masticarla come un cibo. E siccome quando un cibo è amaro, quanto più si mastica, tanto più si sente l'amarezza, così l'umiliazione ben masticata fa nascere la mortificazione. E queste sono due potentissimi mezzi, cioè l'umiliazione e la mortificazione, per uscire da certi intoppi ed ottenere quelle grazie che si vogliono. Mentre pare nocevole all'umana natura, come il cibo amaro pare che voglia recare piuttosto male che bene, così l'umiliazione è una mortificazione, ma non è così. Quanto il ferro è più battuto sopra l'incudine,
tanto più sfavilla fuoco e resta purgato. Così l'anima quanto più è umiliata e battuta sopra l'incudine della mortificazione, tanto più sfavilla scintille di fuoco celeste e resta purgata se veramente vuol camminare la via del bene. Se poi è falsa, succede tutto al contrario. Trovandomi molto afflitta per la privazione del mio sommo ed unico bene, dopo molto aspettare e riaspettare, finalmente l'ho visto uscire da dentro il mio cuore, che piangeva e mi faceva comprendere quanto patì e si umiliò nella circoncisione, o quanto mi faceva pena. Mi sentivo assorbita in quell'amarezza e il benedetto bambinello, compatendo il mio miserabile stato, mi ha detto: quanto più l'anima si umilia e conosce se stessa, tanto più si accosta alla verità e, trovandosi nella verità, cerca di spingersi nella via delle virtù, da cui si vede molto lontana. E se si vede che si trova nella via delle virtù, scorge subito il molto che le resta da fare, perché le virtù non hanno termine, sono infinite, come sono io. Onde l'anima, trovandosi nella verità, cerca sempre di perfezionarsi, ma mai giungerà a vedersi perfetta. E questo le serve e farà che l'anima stia continuamente lavorando, sforzandosi per maggiormente perfezionarsi, senza perdere tempo in oziosità. Ed io, compiacendomi di questo lavoro, man mano la vado ritoccando per dipingere in lei la mia rassomiglianza. Ecco, perciò volli essere circonciso per dare un esempio di grandissima umiltà che fece stordire gli stessi angeli del cielo. Allora, entrambi questi capitoli, come evidentissimo, ruotano attorno alla virtù cardine, anche se non cardinale, dell'umiltà, che è tanto cara a Dio e tanto fondamentale per un autentico cammino di conversione, di santità e ancora di più di ingresso nel regno della divina volontà. Senza questa umiltà, senza questa virtù non esiste, non si può neanche parlare di vita cristiana in senso stretto. Il secondo capitolo che abbiamo meditato, quello del 1 gennaio, di come Gesù prende come esempio la sua circoncisione, questo perché nel Vetus Ordo, il 1 gennaio, che era appunto l'ottava di Natale, era la festa della circoncisione di Gesù. Ricordiamo nel Vangelo che Gesù fu circonciso come ogni ebreo l'ottavo giorno, ecco, però capiamo insomma che l'umiliazione che Gesù ricevette in questo rito fu assolutamente straordinaria, perché la circoncisione era un segno doloroso che Dio aveva imposto attraverso Abramo come sigillo dell'alleanza nell'Antico Testamento e come appartenenza al popolo di Yahweh, no? E un segno, tra l'altro, adesso non è questa la sede per approfondirlo, che lascia molto pensare, no? Circa la causa dell'ingresso del male nel mondo, perché è un segno doloroso che viene fatto in un punto ben preciso del corpo maschile umano. E quindi questo non può essere casuale, no? Come tutte quante le cose che comunque vengono da Dio, pur essendo una cosa molto materiale, come era tipico dei gesti e dei segni dell'antica alleanza, no? Attraverso quelle cose materiali, spiegava San Tommaso d'Aquino, Dio induceva i suoi figli ad elevarsi e a pensare alle cose spirituali, no? Però Gesù visse questo gesto, questo non dimentichiamolo, in maniera cosciente, pur essendo un infante di 8 giorni. Quindi soffrì molto tutte quante le conseguenze di quel gesto, e tra l'altro, come dire, immaginiamo insomma di compiere quel gesto, capite, in stato di coscienza, un gesto molto mortificante di per se stesso, no? Ecco perché dice: voglio essere circonciso per dare un esempio di grandissima umiltà che fece stordire gli angeli stessi del cielo, no?
Ecco, fatte queste premesse per contestualizzare un po' questi brani, vivendo adesso noi in un contesto liturgico differente dopo la riforma, adesso entriamo un pochino nel merito. L'umiltà è affrontata sotto due distinti aspetti. Nel primo capitolo si parla dell'umiliazione che induce, se ben accolta, alla mortificazione. Anche qui si parla di mortificazione in un senso ben specifico. Qui mortificazione non è da intendere come il mortificarsi nel senso di fare penitenza volontaria, è un'altra cosa. E mentre nel secondo capitolo si parla dell'anima che si umilia, ecco, sprofondandosi nel proprio nulla e crescendo nella conoscenza sapienziale di se stessa, che non è esattamente la stessa cosa, no? Qui parla di umiliazione che si deve accettare, quindi qui non è umiliarsi, ma qui è essere umiliati da parte di qualcuno, dall'esterno, da parte di una persona che ti maltratta, che ti critica, che ti parla male, che ti mette alla berlina, da parte delle circostanze della vita. Un'umiliazione può essere un grosso fallimento, per esempio, no? Uno scoprire, insomma, di essersi grossolanamente sbagliati su tanti fatti, su tante situazioni, e anche lo scoprire di essere caduti in qualche tranello, in qualche trappola, in qualche tentazione satanica, anche purtroppo l'esperienza dolorosissima del cadere nel più grave tra gli sgambetti che può fare il nostro nemico, che è appunto farci cadere in qualche peccato, quindi vincerci con qualche tentazione che ci porti poi a peccare. Questi sono soltanto alcuni degli esempi con cui l'umiliazione può bussare alla porta della nostra vita. Ecco, ora è evidentissimo che di per se stessa la nostra natura, segnata dalla colpa e quindi purtroppo diventata intrinsecamente superba, non c'è niente che, come dire, respinga di più che l'umiliazione, non c'è niente che le susciti più ripugnanza che un'umiliazione, che scotta, ecco, cuoce, ci fa ribollire, ecco, ci indispone, ci stimola a reagire, ad arrabbiarci, a fare di tutto e di più. Questo è secondo la natura, appunto, non mortificata, perché non è. Quando noi vediamo queste reazioni, dobbiamo avere la sapienza di attribuirle alla loro giusta radice. Noi reagiamo in questo modo perché il nostro interno è marcio. Ecco, e allora Gesù spiega che l'umiliazione si deve accettare, l'accettazione è un atto della volontà. Quindi la mia natura si ribella, ecco, morde il freno, si arrabbia, reagisce e la mia volontà dice: stai buono, stai tranquillo e stai sereno, zitto e prenditi quella cosa e offrila non soltanto per amore di Dio, ma offrila come strumento di mortificazione di te stesso, cioè di dare la morte alla tua propria volontà e alla tua superbia. E allora qui Gesù fa un passaggio ulteriore. Dice: non solo si deve accettare, quindi ricordiamo subito che questa accettazione è un atto della volontà che l'anima si impone, d'accordo? Perché la nostra volontà è la regina della nostra anima. Ci sono alcuni sacerdoti miei amici che ogni tanto scherzano un po', ironizzano su una frase ricorrente che a volte si sente dire dalle persone, no? Non ci riesco. Ma non ci riesco non esiste proprio. Perché se tu una cosa te la imponi, risolutamente, ecco, fermo restando certamente l'aiuto della grazia, ma voi immaginate se Dio non concede la sua grazia a chi si impone di voler accettare l'umiliazione, che è una delle cose a lui più gradite.
come dire, è verosimile che il Signore non l'aiuti a compierla questa cosa, quindi non sostenga la debolezza perché questo gesto si possa realizzare, ma sarebbe una bestemmia soltanto pensarlo, quindi la grazia certamente ci aiuterà. Ma se una cosa ce la si impone, quella cosa la si fa, forse non sempre, forse non al 100%, ma sicuramente la si fa. Quindi non ci riesco, non è né da dire né da pensare, perché è un volersi scrollare di una responsabilità che è personale, cioè di non voler muoversi in una certa situazione, a qualcun altro, d'accordo? Molte volte dire non ci riesco c'è una sorta di, ovviamente involontaria, implicita, però non per questo meno vera, accusa a Dio, come se Dio comandasse di fare delle cose che sono al di là delle nostre forze. E se facesse una cosa di questo genere, immaginate quanto sarebbe ingiusto, no? Andare a comandare una cosa impossibile, o irrealizzabile. Cioè, beh, ci ho provato, non ce l'ho fatta, quindi vuol dire che questa non si può fare, e quindi la colpa di chi sarà? Di chi l'ha suggerita o di chi l'ha comandata? È evidente questo qui, no? Quindi Gesù dice: non solo accettarla è poco, ma anche amarla. Amarla cosa vuol dire? Amarla vuol dire. Noi sappiamo che amare significa volere bene, cioè riconoscendo che questo è quanto di più salutare possa capitare alla mia anima, anche se sommamente ripugnante alla natura, io non solo l'accetto, ma la amo. Ecco, e qui c'è la bellissima immagine di Gesù, la si mastica. Allora, noi quando ci capita un'umiliazione, pensiamo a un fallimento nella vita. Oppure pensiamo a, che ne so, a una partaccia, a una cosa che ci mortifica e qualcuno ci fa in pubblico. Oltre che a reagire nel senso di arrabbiarci, eccetera, eccetera, c'è un'altra forma, c'è un altro modo di fare che è, va bene, cerchiamo di non pensarci. È finito, basta, pensiamo ad altro. E no. Gesù dice, mastica, mastica, mastica. Quindi ritorna, ripensa, avete visto, no? Abbiamo nei giorni scorsi accennato all'importanza durante la meditazione della ruminazione, no? Che è la stessa cosa, quindi mastica vuol dire che tu ci torni, ci ripensi, ci ripensi, che ti fa bene, per esempio, pensare a un fallimento nella vita, soltanto un fallimento dovuto, non lo so, a cattiva fede, o imprudenza, ma anche un fallimento che sono più scottanti, più cocenti, quelli che compiuti, come dire, quantomeno in buona fede, no? E dopo ti accorgi che ti sei sbagliato su tante situazioni, questi bruciano. Allora, ma lì dentro c'è una grande chance di mortificazione, di crescita, oltre che di riflessione, no? Quindi non è una cosa saggia pensarci il meno possibile, ma è una cosa assai saggia masticare, masticare, masticare. Gesù dice: più il ferro è battuto sotto l'incudine, sopra l'incudine, tanto più sfavilla fuoco e resta purgato. Perché? Cosa c'è dietro tutto questo? Perché l'umiliazione è medicina che Dio stesso ci somministra e ci manda. E non c'è nessuna sapienza, né nessuna forma di vita, né la divina volontà, se non la si impara quantomeno a riconoscere questa cosa. In un accadimento, qualunque esso sia, fosse anche il peggiore tra quelli che abbiamo considerato, no? Cadere in un peccato, è chiaro che Dio non vuole il peccato, ma questo è dottrina dei più grandi maestri di spiriti, Dio non vuole il peccato, ma a volte permette che l'anima cada in qualche brutto peccato perché ne resti profondamente umiliata e perché impari a conoscere di quello di cui è capace senza la grazia di Dio. È per esempio, ecco, se vogliamo vederlo nella divina volontà, il motivo per cui a suo tempo Dio permise a San Pietro di rinnegare per 3 volte Gesù. Quello si è ricordato per tutta la vita, sicuramente, e ne è rimasto mortificato per tutta la vita. Io da qualche parte ho letto, adesso non ricordo la
la fonte, che dovunque andava San Pietro stava bello umido e mortificato, e raccontavo questa cosa, dice: guardate, fratelli miei, io lo amo tanto al Signore, ci credo in Lui, ma sappiate che io sono stato capace di fare questo. Ecco. E questo chiaramente gli diede anche una grandissima, come dire, misericordia esistenziale, cioè senza dubbio, verso le miserie degli uomini, no? Perché certamente noi non dobbiamo approvare nessun tipo di peccato da parte di nessuno. Però, come disse Gesù nel Getsemane, dobbiamo sapere che lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Cioè, se cessa l'assistenza divina, l'uomo diventa capace di tutto, qualunque uomo e di qualunque cosa. Io per primo, ecco, e di questo dobbiamo esserne perfettamente interiormente persuasi. Quindi questo cibo amaro reca sommo bene, quindi sono comunque le medicine amare che non ce le vorremmo prendere, però a volte sono necessarie le medicine amare, perché quella medicina amare ti provoca la guarigione dal tuo male. C'è un ultimo aspetto che è molto importante meditare. Gesù dice: quanto più umiliata e battuta sopra l'incudine della mortificazione, abbiamo capito in che senso, no? Qui è mortificazione, cioè mortificazione nel senso che viene causata la morte del nostro io, che è la cosa più importante attraverso queste cose, l'annientamento del nostro io, che è l'evento più salutare che possa succedere alla nostra vita, che dovremmo andare dal parroco, se succedesse, no, di chiedere di suonare le campane a festa, almeno per una settimana di seguito. Ecco, se ci avessimo un pochino di sapienza. E dice: quanto più umiliata e battuta sopra la sola incudine della mortificazione, tanto più sfavilla, scintilla di fuoco celeste, attenzione, e resta purgata se veramente vuole camminare la via del bene. Matita rossa, se è falsa, succede tutto al contrario, cioè da come reagisci all'umiliazione si capisce se tu veramente vuoi diventare santo oppure no. Perché se reagisci malamente, senza dominare con la volontà questa reazione, comprendendo che dietro l'umiliazione c'è la mano di Dio che ti ama e ti purifica, tu non sei sincero. È tutto fumo, tutta apparenza. Non c'è nessun cammino spirituale, non c'è nessun impegno alla santità, non c'è nessuna devozione e non parliamo nemmeno di una volontà, non c'è niente, non c'è. Perché la superbia, come dicono maestri di spirito, in ebraico si dice evel, che significa vapore, d'accordo? Fumo. Dietro quel fumo c'è il nulla, c'è. Quindi attenzione perché le nostre reazioni alle umiliazioni sono anche, come dire, possono diventare un profondo j'accuse, dicono i francesi, quindi un profondo modo per fare verità di noi stessi, perché se non la piantiamo e non ci lasciamo umiliare dalla mano di Dio, stiamo semplicemente illudendo noi stessi, ingannando noi stessi e forse, anche se a livello inconscio, presumendo di ingannare Domine Dio, ma il problema è che Domine Dio non si inganna, né lo si può ingannare. Quindi attenzione a esaminarci bene a come reagiamo alle umiliazioni. Altra cosa, ecco, è l'umiliarsi nella conoscenza di se stessi. E anche qui noi possiamo ingannare il prossimo, ma non possiamo ingannare Dio, perché l'umiltà è virtù profondamente interiore, come la vita nella divina volontà, e la sincerità del cuore umile è conosciuta da Dio. Allora, Gesù fa alcuni esempi. Quanto più l'anima si accosta alla verità, tanto più cerca di spingersi nella via delle virtù, attenzione, da cui si vede molto lontana. Questo è un fatto interiore che Dio vede, cioè tu come ti senti interiormente. E questo lo si vede, per esempio, da come e da quanto bene e quanto spesso ti confessi.
se lo vuoi verificare, controlla questa cosa. Come e quanto spesso ci si confessa. Capite che chi parla è un sacerdote, quindi ne ascolta tante di confessioni, ma da come una persona si confessa si capisce immediatamente quasi tutto della sua vita interiore. Basta semplicemente ascoltare la confessione. E quanto, appunto, il mostro della superbia è vivo, quanto è, come dire, agonizzante, quindi quante botte gli ha dato l'anima, quanto è magari raramente moribondo o quanto addirittura è morto. Cioè, ci sono diverse possibilità, no? Perché l'umiltà è verità. Se io mi trovo oggettivamente lontano dalla via della virtù, un cuore umilmente sincero, che conosce se stesso, lo riconosce e dice: bene, lo riconosce senza dire, rimbocchiamoci le mani e cerchiamo di cominciare a camminare. È proprio della vera umiltà, secondo passaggio, non gettarsi fango falso addosso, cominciare a dire: ah, io sono un disastro, ah, io sono un peccatore, ah, io sono questo, ah, io sono quest'altro, però interiormente tutto penso purché questo, perché interiormente penso: ma no, io sto messo bene. E stiamo andando bene tutto sommato, eccetera, eccetera. Quindi questa umiltà falsa e grossolana è chiaramente non gradita né a Dio e neanche agli uomini, perché poi tra l'altro chi ha un pochino di esperienza è facilmente riconoscibile e poi si prova subito, no? Perché chi dice di essere un grande peccatore lo provi subito, gli fai una piccola umiliazione. Se reagisce, come sempre succede, malamente, dice: ma come, sei così grande peccatore e non sei buono manco offrire un'umiliazione, te la meriti umiliazione se sei così grande peccatore, no? E allora offrila subito al Signore, perché è troppo poco in relazione a quello che ti meriti se sei un così grande peccatore, no? Quindi si smascherano facilmente le false umiltà. Quando è vera, può darsi anche che io, provandoci con l'aiuto della grazia, abbia cominciato a fare qualche passetto. D'accordo? E l'umiltà, attribuendone ovviamente il merito al Signore e non alla nostra pochezza, questo lo riconosce. Cioè, è in grado di esaminarsi oggettivamente e di dire oggettivamente, beh, effettivamente, insomma, su questo aspetto mi sembra che per grazia di Dio qualche passo l'abbiamo cominciato a muovere. Ecco, ma non se ne attribuisce il merito. E non ne resta appagato, dice: bene, adesso basta. Secondo punto, Gesù dice: se si vede che si trova nella via delle virtù, se si vede che si trova nella via delle virtù, quindi abbiamo cominciato a camminare, non è che si crogiola o si vanta, ma scorge subito il molto che le resta da fare, onde l'anima cerca sempre di perfezionarsi, ma mai giungerà a vedersi perfetta. Gesù ci ha detto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, ma state tranquilli che un'anima umile non dirà mai: bene, siamo arrivati alla perfezione, quindi possiamo fermarci. Mai. Questo qui non sarebbe vero, perché Gesù ha detto: siate perfetti. Questa è un'interpretazione autorevole che ne danno i maestri di spirito, non, cioè, è da decodificare: tendete incessantemente alla perfezione, perché non l'avete mai raggiunta in questo mondo. Quindi questa vera umiltà è fondamentale, perché se c'è, Gesù stesso dice, farà in modo che l'anima stia continuamente lavorando, sforzandosi per maggiormente perfezionarsi, quindi senza crogiolarsi, senza cullarsi negli allori, come si dice tra di noi comuni mortali. Quindi magari ha realizzato qualche obiettivo, qualche risultato, è migliorato un po' su qualcosa, diceva: mi crogiolo e mi cullo. No, avanti, d'accordo? Si prosegue e si va, come diceva Sant'Ignazio, di bene in meglio, ammesso che questo bene ci sia realmente. Di questo Gesù sommamente si compiace, perché quando vede queste disposizioni, sicuramente l'anima camminerà. Quindi, poi a seconda di tante circostanze, non esclusi fattori temperamentali, ecco, c'è chi cammina spedito nelle vie delle virtù anche a passo sostenuto,
a passi da gigante qualcuno. San Luigi Monforte ricordava che la vera devozione alla Madonna per chi è veramente disposto a diventare santo gli consente di camminare speditamente e a passi da gigante. Qualcun altro camminerà a passo normale, qualcun altro magari cammina come una tartaruga o come una lumaca. Insomma, questo certamente non è la condizione ideale, insomma, però piuttosto che tornare indietro come gamberi o rimanere fermo come ghiri che dormono e non si muovono, meglio che niente, insomma, ecco, certamente un po' di zelo, un pochino di buon moto spirituale, ecco, e di una buona ginnastica spirituale molto gradita al cielo. Ecco, però comprendiamo, ecco, come l'umiliazione ricevuta dall'esterno e l'umiliarci interiormente, sprofondandoci nel nostro nulla, riconoscendo sinceramente chi siamo, non per deprimerci, ma per stimolarci a camminare e sempre più e sempre meglio nella via della virtù, sono condizioni basilari. Ripeto, per ogni autentico cammino verso la santità, evidentemente nel contesto della esperienza di Luisa e di ciò che Gesù ha rivelato a Luisa, cioè il mondo della divina volontà, evidentemente questo passaggio è assolutamente normativo e necessario per giungere ad una autentica santità e quindi passare per la porta di accesso al regno della divina volontà. O Divina Maria, tutti quanti gli autentici tuoi conoscitori sanno che la virtù più grande della regina di ogni virtù è l'umiltà. Quia respexit humilitate mancille sue, Dio ti ha guardata, Dio ti ha eletta, Dio ti ha dato tutto quello che ti ha dato, perché nessuno mai è stato, mai sarà umile tanto quanto te. E la tua eccezionale esperienza, insomma, che ci dimostra che si può e si deve essere umili pur senza aver conosciuto il peccato, deve essere sempre un grandissimo monito, ripensando anche alle infinite mortificazioni che la tua vita ha ricevuto, no? Ecco, basti pensare, insomma, da poco trascorso il Natale, alle condizioni disagiate in cui Gesù è nato. Tu magari certamente gli avevi preparato tutto quanto il corredino a Nazareth, era tutto quanto tranquillo e ben preparato, e la divina volontà ti ha comportato, ti ha portato a partorire a Betlemme, dove non c'era manco una culla da dare a Gesù, neanche dei panni morbidi, no? O l'umiliazione, ecco, dopo che Gesù morì in quel modo orrendo, ma non ci pensiamo a queste cose. Ma se non c'era Giuseppe d'Arimatea a offrirgli in sepolcro, tu non sapevi manco dove andarlo a portare il porto del corpo, il corpo di Gesù. Quindi, ecco, no. Le umiliazioni sicuramente, le persone di Nazareth che, conoscendo Gesù, chi lo sa quante te l'hanno dette, insomma, quando lui stava facendo la vita pubblica, che c'hai il figlio fuori di testa, che eri debole, che non eri stato buono a educarlo, che chi lo sa, guarda, ecco. Sarebbe bene che ci pensassimo un pochino ogni tanto, ecco, ricordando anche, ricordando soprattutto, ecco, l'esempio straordinario
che tu hai dato in questa virtù, sapendo che l'anima di un tuo vero devoto non può, ecco, non esercitarsi assai in questa virtù, perché tanto più ci si discosta e quanto meno assomiglia a te, e tanto più assomiglia al re dei superbi, che è Satana. Quindi ti preghiamo di aiutarci in questo, soprattutto di mantenere ben vivo il ricordo delle tue umiliazioni e delle tue mortificazioni. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.